Malgioglio, ho amato alla follia Alfonso Signorini, è stato l'uomo della mia vita. Dalla casa del Grande Fratello VIP arrivano continui input per inciuci e gossip vari. I protagonisti lo sanno e sembrano averci preso gusto, dando vita ad un teatrino che è un continuo rimbalzare della notizia dall'interno all'esterno dell'abitazione, con l'inevitabile riverbero e la scia di commenti che susseguentemente viene a crearsi. Per l'ennesima volta i protagonisti di un gossip sono Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, già protagonisti di un battibecco pochi giorni fa, quando l'autore di Gelato al cioccolato aveva contestato alla moglie di Ricky Tognazzi di essere ossessionata dall'argomento sesso. La presunta relazione tra Malgioglio e Signorini. In questo caso il tema è il primo amore di Malgioglio. Lui e la Izzo sono seduti sul letto e sembrano divertirsi nel discutere dell'argomento, ma la Izzo pone la domanda sul primo amore di Malgioglio con una certa insiste, al che lui, esasperato, risponde facendo il nome di Alfonso Signorini, finalmente te l'ho detto. È stato l'uomo della mia vita per tanti anni. Poi scoppia in una risata condivisa con la Izzo che gli chiede, sei sicuro che lui non smentirà? Malgioglio risponde ancora ridendo, Cristiano Malgioglio ironico o serio? Simona Izzo prova ancora ad indagare, chiedendo conferme e avvertendo Malgioglio che quella dichiarazione farà inevitabilmente il giro del web, non me ne frega che la mia dichiarazione girerà per il web, Alfonso io ti amo ancora e non mi ami più. L'impressione è che Malgioglio stia chiaramente scherzando e d'altronde non ci sono stati mai segnali di una relazione possibile tra il commentatore del FVIP e l'inquilino della casa. Ma inevitabilmente questa dichiarazione darà vita a divertenti siparietti nelle prossime settimane. Simona Izzo grida agli altri inquilini della casa che è uno scoop e prova a focalizzare l'attenzione sull'argomento, ma Malgioglio continua ad affrontare la questione con un tono semiserio, che non lascia la possibilità di comprendere se il suo sia solamente uno scherzo o se Signorini sia stato davvero il primo uomo della sua vita. Mi ha lasciato in questa casa del Grande Fratello, mi sta punendo. I tra Malgioglio e Simona Izzo. La Izzo e Malgioglio sembrano aver trovato il sereno, ma nei giorni scorsi ci sono state alcune scintille tra i due. Prima lui le ha contestato di essere una sostanzialmente manovratrice, capace di influenzare gli altri inquilini e poi l'ha accusata di essere ossessionata dall'argomento del sesso, perché mi parli sempre di sesso? No, non puoi tormentare con questa cosa che è sempre nella tua testa. Mi tormenti sempre, mi dici sempre le stesse cose.